Eccoci qua, ben ritrovati ancora a Benvenuto Presidente, il nostro nuovo format ad hoc appunto per coprire questo evento che di solito non prende l'attenzione dei mercati in particolar modo. Questa volta è diverso appunto perché c'è Draghi come protagonista principale sia per quanto concerne il Quirinale che Palazzo Chigi. Intanto al via in aula di Montecitorio la seconda votazione, questa è la seconda giornata dopo una delusione, se vogliamo chiamarla così, appunto quella di ieri, 672 schede bianche nella prima chiamata alla votazione per il Presidente della Repubblica. Vedremo oggi appunto come andrà e soprattutto se ci sarà un nome che potrebbe unire la maggioranza dei partiti in Italia. Dunque, che area attira in Roma? Lo chiediamo al nostro ospite Lorenzo Castellani, Adjunct Professor History of Political Institution and History of Political Parties, Università Luiss. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, intanto le chiedo se ecco, sinora dai nomi che abbiamo visto, che sono veramente tanti, diciamo ci sarà un favorito che potrebbe, diciamo, unire un po' i diversi partiti. Ma diciamo che il favorito resta sempre l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi, perché ha già una maggioranza, quella con cui governa, che potrebbe eleggerlo, quindi è quello che ha più probabilità, qualora si trovasse un accordo naturalmente sul suo successore prima, di essere eletto come Presidente della Repubblica. Se non Draghi, ci possono essere delle figure più politiche, potremmo dire super partes per molti aspetti, come Casini magari o come Franco Frattini, però appunto non è facile anche in quel caso intessere un accordo, perché i partiti della coalizione sono molti e quindi Draghi resta quello al momento con maggiori possibilità. Ecco, le volevo chiedere, dopo la delusione di ieri con le schede bianche, che effettivamente erano tantissime, 672, il che vuol dire che diciamo non c'è un candidato forte dai diversi partiti, quali sono le sue attese della votazione di oggi? Una giornata importante o bisogna focalizzarci appunto in particolar modo sulla terza giornata, che sarebbe domani? No, penso che in questi due giorni, cioè sia oggi sia domani, sia più importante ciò che accade fuori dall'aula, quindi le trattative, le negoziazioni tra i leader di partito, che non quello che accade in aula, perché come sappiamo nelle prime tre votazioni è richiesto un quorum di 2/3 per eleggere il Presidente della Repubblica. È molto improbabile che qualunque candidato lo raggiunga, considerando appunto che queste negoziazioni tra i vari leader politici sono ancora in corso e che verranno fatti dei nomi, ne sono stati fatti ad esempio anche dal centrodestra, ma non ci sono i numeri sufficienti per eleggerli, quindi ci possiamo aspettare che tra giovedì e venerdì ci siano dei significativi passi avanti, si possa arrivare all'elezione del Presidente, ma oggi e domani credo che ci sia prevalenza di scheda bianca, o comunque schede bianche a cui si aggiungono, diciamo, dei nomi di bandiera dei vari schieramenti, ma difficile che ci sia una finalizzazione con l'elezione del Presidente. Quindi, giusto per capirci, da ciò che ci dice lei, il punto è piuttosto trovare un sostituto di Draghi a Palazzo Chigi, più che altro un Presidente della Repubblica in queste giornate. Sì, perché diciamo non c'è nessun leader politico che si sia apertamente dichiarato ostile all'idea che Draghi possa diventare Presidente della Repubblica, però i partiti più piccoli come Forza Italia o Italia Viva naturalmente chiedono che sia formato un governo, perché hanno paura di ritornare alle urne. I partiti più grandi come Lega e PD si danno battaglia per un eventuale controllo dei ministeri e controllo della Presidenza del Consiglio, quindi da questo punto di vista bisogna trovare sia la figura che sostituisce Draghi, e non è semplice, sia un accordo tra i partiti su come organizzare le poltrone del governo. Finché questo accordo non c'è, è molto difficile che Draghi possa avere in aula i voti sufficienti per essere eletto. Se questo accordo invece non si trovasse, Draghi resterebbe al suo posto e bisognerebbe invece a quel punto cercare una figura terza, sempre di accordo tra centrodestra e centrosinistra, comunque gran parte degli stessi, che possa appunto superare l'eventuale impasse. Questo lo capiremo da qui a 48 ore, 72 ore, grosso modo.
Senta, lei condivide le paure di Letta, in particolar modo che l'Italia potrebbe perdere Draghi sia a Palazzo Chigi che il Quirinale? Ma diciamo che in questo momento sembrerebbe difficile perdere Draghi, perché non credo che ci sia una reale volontà di nessuno di perdere Draghi. C'è un'indecisione tra chi ha una preferenza per lasciarlo dove sta e chi invece vorrebbe eleggerlo subito Presidente della Repubblica. Non credo che Draghi possa perdersi, a meno che Draghi non decida di dimettersi, perché si ritroverebbe in una situazione con una maggioranza molto sfilacciata a seguito di litigi e tensioni che emergono sul Presidente della Repubblica. Però insomma non credo che ci sia la volontà né di Draghi in questo momento di lasciare né la Presidenza del Consiglio, o eventualmente di rifiutare la Presidenza della Repubblica, né tantomeno per i partiti di privarsi dell'ombrello della credibilità di Draghi. Ecco, le volevo chiedere quali sono gli scenari che si potrebbero aprire in caso Draghi dovesse traslocare appunto da Palazzo Chigi al Quirinale. In particolar modo, ci sono delle preoccupazioni da parte sua per elezioni anticipate, e poi dall'altro canto un impatto negativo sui mercati. Si specula tanto sotto questo punto di vista anche dalla stampa internazionale, dalla fiducia degli investitori internazionali, che a questo punto è piuttosto importante. Ma io penso che, diciamo, una garanzia di fiducia per gli investitori internazionali ci possa essere dal fatto che Draghi rimanga nel sistema istituzionale italiano, che lo faccia come Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, forse da questo punto di vista è meno rilevante. Per quanto riguarda le elezioni, non lo ritengo uno scenario molto probabile, sicuramente non quello prevalente, poi le situazioni possono sempre incrinarsi, però mi pare che i partiti stiano lavorando per un accordo che porti a conclusione della legislatura, sia che Draghi resti Presidente del Consiglio, sia che Draghi diventi Presidente della Repubblica, per cui diciamo ci sono naturalmente le fibrillazioni e le preoccupazioni, ma in questo momento almeno è difficile considerare l'Italia un paese nel caos, è un paese in cui i partiti stanno banalmente trattando, negoziando per capire se promuovere Draghi alla Presidenza della Repubblica o se lasciarlo come Presidente del Consiglio. Quindi diciamo non esagererei quelli che sono i meccanismi tradizionali, classici, che ci sono sempre in un'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi, per capirci, secondo lei sono basse le probabilità per un voto anticipato? Secondo me sì, sono probabilità abbastanza basse, perché nessuno vuole realmente tornare alle urne, e quindi un accordo per formare un governo o per far andare avanti quello Draghi si troverà molto probabilmente. Ecco, volevo semplicemente sentire il suo parere per quanto concerne la figura Mario Draghi, perché attualmente risulta eroe nazionale sia in Italia ma anche all'estero, e giusto per capirci, secondo lei dove potrebbe essere più utile la sua presenza? E cioè al Colle, dove rimarrà per 7 anni, a Palazzo Chigi, dove rimarrà un altro anno, che si profila però difficile, perché ovviamente l'Italia si troverà in un periodo di campagna elettorale, dunque già veramente difficile gestire questa stralarga maggioranza, figuriamoci in un momento di pre-campagna elettorale. Sì, io penso che Draghi possa essere più utile all'Italia dalla Presidenza della Repubblica, perché questo lo farebbe rimanere nel sistema istituzionale italiano per altri 7 anni, con possibilità di influire sulla composizione dei governi e sulle linee generali, potremmo dire, della politica interna ed estera italiana, anche se senza un ruolo esecutivo come quello che ha oggi. Al contrario, diciamo, la permanenza alla Presidenza del Consiglio ci garantirebbe certo altri 6 mesi di un Draghi effettivo, forse, ed efficace, ma comunque dopo l'estate i partiti entreranno in una fase di campagna elettorale, quindi si riuscirà a fare poco in termini di riforme. Draghi ha già impostato gran parte delle riforme del PNRR. Questo percorso di impostazione comunque entro l'estate del 2022 dovrà essere terminato. A quel punto, diciamo, il piano europeo è nelle mani di migliaia di istituzioni e decine di migliaia di persone che dovranno lavorare nel pubblico e nel privato per realizzarlo. Quindi è bene anche, diciamo, essere consapevoli del fatto che Mario Draghi è sicuramente un uomo di sistema, una pedina molto importante, la più importante oggi
del sistema italiano, ma che appunto non è un tuttofare, per cui sono sempre delle risposte di sistema che il paese deve dare, soprattutto attraverso manovre così ampie, riforme così profonde come quelle richieste dal Next Generation EU. Quindi da questo punto di vista, diciamo, dobbiamo un po' distinguere Draghi come elemento di garanzia, come uomo di cerniera tra l'Italia, la finanza internazionale, i poteri europei, e invece appunto ciò che poi avviene sul piano dell'attuazione delle politiche, che richiede molto più di Draghi e coinvolge molte più istituzioni e persone. Ecco, in questo caso sostanzialmente con o senza Draghi a Palazzo Chigi o al Colle, naturalmente il PNRR non è in pericolo, l'attuazione, anche le riforme che sono iniziate magari non con il ritmo desiderato, però comunque sono iniziate, e dall'altro canto la pandemia che rimane in Italia e non soltanto. Sì, esatto. No, con la pandemia dobbiamo, diciamo, abituarci a convivere, cioè dobbiamo cercare di farla diventare sempre di più una normalità, diciamo, no? Una gestione di stato routinaria, e anche cercare di normalizzare una situazione che è stata eccezionale forse per un tempo troppo lungo dal punto di vista anche delle misure restrittive. Per quanto riguarda invece il PNRR, come dicevo prima, ora la palla passa prevalentemente alle amministrazioni pubbliche, passa ai ministeri, passa alle società partecipate dallo Stato e poi passerà naturalmente alle industrie, alle aziende che parteciperanno ai bandi, che parteciperanno agli appalti, passerà alla giustizia che dovrà migliorarsi e velocizzarsi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, Draghi non è più essenziale, potremmo dire, per quel che riguarda il PNRR. Certo, Draghi forse avrebbe potuto fare comodo in questo anno, rimanendo a Palazzo Chigi come Presidente del Consiglio, per negoziare con gli alleati europei, ad esempio, le norme del patto di stabilità. Questa è forse la perdita più grande se Draghi andasse alla Presidenza della Repubblica. Però è anche vero che comunque lì un lavoro è stato avviato, e comunque il Quirinale può muoversi di concerto e di supporto al prossimo Presidente del Consiglio. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo considerare appunto Draghi come un perno del sistema, non come l'uomo solo al comando, e quindi dobbiamo pensare, oltre che appunto al perno, anche a tutto il sistema che c'è intorno per valutare l'Italia. Ecco, prima di lasciarci le volevo chiedere un'ultimissima domanda, perché si parla spesso di donne al Quirinale, abbiamo sentito girare un bel po' di nomi, non hanno avuto un successo strepitoso nella giornata di ieri, però le chiedo: c'è questa possibilità, anche se minima, di avere una donna alla presenza della Repubblica o meno? Ma credo che per la prima volta da quando si elegge il Presidente della Repubblica ci sono sicuramente delle candidate che hanno delle serie possibilità, cioè che sono state prese o vengono prese ancora in seria considerazione per quel ruolo, cosa che non era mai avvenuta prima. Quindi da questo punto di vista, anche qualora il Presidente fosse un uomo, cioè non fosse scelta una donna, comunque diciamo che rispetto a soli 20 anni fa, quando era un'ipotesi del tutto impossibile, ci sono stati dei grandi passi in avanti, e se non sarà questa volta magari sarà la prossima per una donna, ma comunque diciamo si evidenzia già un grande cambiamento nella politica italiana rispetto agli scorsi decenni. Ecco. Grazie mille a Lorenzo Castellani, grazie Università Luiss, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione e buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Arrivederla. Intanto ricordiamo ai nostri telespettatori che è iniziata alle 15 esattamente la seconda giornata di voto. Abbiamo parlato dei diversi scenari. Per il momento lo scenario più probabile rimane appunto Draghi. Bisogna vedere se sarà un'altra giornata di delusione, nel senso, abbiamo visto ieri 672 schede bianche appunto della prima chiamata in voto, e seguiremo lo sviluppo della situazione nel corso appunto di questa giornata. Naturalmente avremo i numeri nel tardo pomeriggio di oggi. Ci lasciamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo con Trading the Markets e Filippo Diorovic a tra poco.